E buon Natale, buone feste, buone scopate. E che cazzo c'entra questo? Per chi scopa, poi c'è questo. Smetta di fare il volgare! È Natale per la famiglia! No, per queste schifezze che dice lei! Su, vada avanti! Oggi siamo a parlare di un cult. Proprio Pippa lei! Di John Carpenter. La cosa. Volete vedere la mia No! cosa? Smetta! Film del 1982. Remake della cosa degli anni, mi pare, 50. Non l'ho visto. Devo recuperare. Perché lei andava a fare altro? Ai miei tempi. Ah, sui temi appunto, sono morti i tempi. Vada avanti, prego, prego. Film semplice. Vediamo questo elicottero che dà la caccia a questo cane. Lui lo ucciderà ad ogni costo. Questo cane si imbatte in questi laboratori nelle montagne Innevate. innevate. Qui quello dell'elicottero si schianta come un coglione. Scende l'unico sopravvissuto e cerca di ammazzare il cane. Qua si incontrerà con questi qua che vivono qui, proprio in questi laboratori. Ci abbiamo il nostro Kurt Russell, che mi piace tantissimo. Immagino le pippe che si è fatto lei su Corsarassi. E niente, non ho detto niente, vado avanti. Mentre cercano di ammazzare il cane, un colpo viene sparato alla gamba di uno di questi qua, dei sopravvissuti di questi laboratori. Questi uccidono questo tizio che voleva ammazzare il cane, ma non si domandano perché volevano uccidere il cane. Quindi fanno entrare il cane dentro i loro laboratori e ben presto scopriranno che hanno fatto un gravissimo errore. Perché all'interno del cane c'è questo essere alieno che riesce a prendere le forme e le sembianze e comportarsi come quell'essere con cui lui ha avuto contatto. Quindi inizierà un casino totale che non si capirà chi è chi e chi che non è chi. E l'unico problema del film, lo sapete qual è? Che Qual non è? c'è questo. E non ci sono questi. Mi dispiace, io sono stata Io contentissima, volevo una almeno. nuda sotto la doccia, Ma che che entrava sente? la cosa dal Ah, culo. che schifo! E che mi fa capire che cazzo serve questo introito Alzava da la 4 soldi? qualità Ma del cazzo, film. la qualità già si è alzata, io mi sono divertita molto, mi è piaciuto. John Carpenter ha Io fatto un buon per lavoro. disperazione volevo cartarassere sotto la doccia. Ah, e pure io, mi sono rimasta male pure io, però almeno ha fatto vedere qualcos'altro, almeno meglio, no? Nel senso, l'ingegno degli uomini per scoprire chi è la cosa, cioè, questo per me è più importante, non per forza quello che vuole lei. Qui partirà la lotta alla sopravvivenza, la lotta a capire chi cazzo è la cosa. E quindi il nostro Kurt Russell cercherà in un modo o nell'altro a far capire che lui non è la cosa, è la cosa, è qualcun altro. È la cosa, di che cosa? Con effetti artigianali che neanche ve li sognate. Vecchi da 40 anni sono più nuovi di quelli di oggi, più quella merda della cosa, il remake schifoso del 2011 che io vado a vomitare. Quello non l'ho visto, ma Beh, dovrei fa più vederlo. schifo che altro. Effetti speciali fantastici e chi mi scrive cazzate qua sotto nei commenti li mi vanno a cacare. Che mi dicono gli effetti fanno schifo e non voglio insultare. Fate schifo quando vi svegliate la mattina voi. Che gli effetti speciali qua di John Carpenter. Le musiche di Ennio Morricone. Ci abbiamo anche qua la cosa. Stranamente non le musiche di John Carpenter. Ma sono Stranamente, sì. stranamente. Forse la produzione ha voluto così. Un Kurt Russell indimenticabile.
momenti indimenticabili, il cane che si trasforma, la gente che diventano testa ragno, splatter più che non si può, divertimento, splatter, sangue, la figa manco ci sta. Appunto, quello non è importante, vada E io avanti. sono triste. È triste, mi dispiace. Si vede qualcos'altro, si vede sua moglie, scusi, eh? E che Schifo. cazzo? Facciamo sempre come gli altri uomini che si guardano le schifezze di altre donne invece di pensare alla propria? Per Sì, favore. faccia vedere lei che è una bella donna, vieni Ah. Io qua. sono impegnata, mi Faccia dispiace. vedere il culo. Ma chi mi ha preso queste troie che se ne Faccia vanno andate? vedere le chiappe. Mi faccio un balletto di TikTok. Ma perché mi ha preso quelle poco di buono? Su, vada avanti. Ragazzi, un montaggio, una regia, tutto fatto a puntino. Qua abbiamo un John Carpenter ai massimi livelli, al top. Qua si parla di un capolavoro del cinema e che i bimbi minchia dovrebbero vedere e rivedere, anziché vedere le stronzate che girano su Netflix. Anziché fare gli stronzetti con la vostra musica su Spotify, su Netflix, col vostro cellulare di merda, guardatevi un cult, guardatevi film veri, dei veri registi, i veri registi, non questi registi di merda di After o di 50 sfumature. Vedete John Carpenter, fatevi una cultura, fatevi una vita. Scusi, una domanda. Io capisco che lei ovviamente apprezza certo i lavori di una volta e sono quelli che sono, ma siccome le piace tanto quelle cosacce là, come mai non apprezza 50 sfumature, After? Vabbè, After ha detto che non fa vedere niente. 50 sfumature, come mai? Come mai? Perché mi piacciono le donne di una volta. Ah, capisco. Queste donne di oggi, senza minne. Anzi, preferivo le minne di una volta pure. Erano Queste qua, naturali. non mi piacciono queste di oggi. Sembrano Rifatte. fatte da plastica. Vabbè, quelle. Sembra, mi viene voglia di andare a portare alla differenziata. Ma scusi, ma sua moglie so che è E naturale. ma non c'è che lavoro, una munnezza da portare, una indifferenziata. Nell'umido. Ma no, non si faccia sentire la sua moglie. Su, Nei su. pannolini usati viene a buttare. Addirittura, povera donna, ma io ho saputo che lei si è andata dal parrucchiere, si è truccata meglio, cioè, non lo so, Lasciamo stare non questi discorsi. vabbè, Non me ne frega un cazzo. Può andare pure da che ha rifatto la Belen. Non addirittura neanche quello le serve, mi interessa. niente, È un vabbè, caso perso. è un caso perso, poverina, poverina, ma io. Urinavo questi cuori separati. Lei tornerà da sua Se moglie. vuole possiamo unire No! qualcos'altro. Vada avanti, va! Ragazzi, insieme ai vostri figli, nipoti, mettete davanti alla TV No, e quello mettete no. la No, i cosa. bambini no! La cosa. Non mettete le minchiate, non lasciateli davanti ai No, TikTok, quello a no! Instagram. Quello ha Fategli ragione. vedere il cinema vero. E se vi dicono, zio, papà, vaffanculo, tu gli dici, vieni qua, pezzo di merda. Vuoi essere come gli altri? O vuoi essere culturizzato dai cult? E poi portateli da me Fare che? a vedere i video miei. I video tuoi? Fateli iscrivere e fateli diventare discepoli del dottor Dracula, che gli insegnerò tutto con i miei video. Immagino. Detto questo, ragazzi, come sempre, ringrazio tutti. Soprattutto Antonio, che è stato l'unico dolce amore mio che mi ha detto Buon Natale. Non me lo dicevano da circa 30 anni, Buon Natale. Mi è Ecco scesa una appunto. lacrimuccia. Si è commosso. Antonio, lascia la porta aperta. No. Invitami. No, Antonio, non lo fare, per carità. Antonio, fa caldo. Ecco appunto. E si beva una bottiglia di tè. Quella è la. Si ricorda la pubblicità? Si beva quella e si E rinfresca. un saluto a tutte le mie Le patatine che mi hanno patatine. mandato le letterine. Letterina Anziché mandarle a Babbo Babbo Natale. Natale, le hanno mandate a me. E quelle sono deficienti, queste patatine. Patatine senza cervello. Io, ragazzi, vi saluto a tutti e
E mi raccomando, pensate a questi miei. Lasciamo stare, va. Buon Natale a tutti! Viva la fica! Ma che schifo! Ma non si vergogna, io sto dicendo buon Natale! Buon Natale e scopate, mi raccomando. Vabbè, sì, tra coppie Certo, decenti in una coppia. senso Una d'amore, coppia, non poi se vuole schifezze! fare un'orgia, Ma che chiamate cosa, che schifo! No, non si permetta me. proprio! Io non c'ho problemi. Immagino, certo, è come, non lo so. Buon Natale a Viva i tutti! cult! Saluto a tutti. Alla prossima. Buon Natale! Ah, non faccia così, non si vergogni!